Tra le lacrime, ma di gioia, Paola Caruso ha annunciato il matrimonio nel salotto TV di Verissimo. Ma a meno di 24 ore dall'intervista rilasciata a Silvia Toffanin e al pubblico di Canale 5 si fa sentire la ex del suo futuro marito. Ma andiamo con ordine. La showgirl ha fatto sapere con grande entusiasmo che il prossimo 10 luglio sposerà il compagno. Si chiama Gianmarco ed è l'uomo che da qualche mese sta accanto con grande amore a lei e anche al figlio Michele. Mi sposo e lo farò in chiesa. Ancora non ci credo, la data è il 10 luglio. Sono pronta, con queste parole, come abbiamo raccontato qui sotto, ha annunciato a Verissimo le sue nozze facendo emozionare la conduttrice e tutto il pubblico che finora l'ha vista provata su quella sedia, mentre spiegava i problemi di salute del figlio. Paola Caruso, dopo l'annuncio del matrimonio, parla la ex del compagno. Ma all'indomani della bella notizia, ecco arrivare via Instagram quella di Simona, ex compagna di Gianmarco e madre di suo figlio. Quel capodanno a Monte Carlo c'ero anche io quando loro si sono conosciuti. Io mi stavo allenando in palestra e loro si sono scambiati i numeri di telefono. Lei sapeva che ero lì, ha raccontato smentendo così il racconto di Paola Caruso, che diceva di aver conosciuto il suo attuale fidanzato a colazione in hotel a Capodanno, quando i figli avevano iniziato a giocare insieme con le macchinine. Ma la cosa grave è che la storia con il mio ex compagno è continuata ad andare avanti, mentre loro ne hanno iniziata una a mia insaputa, ha continuato Simona, secondo la quale Gianmarco per un periodo avrebbe frequentato sia lei che Paola. La donna ha poi rivelato di aver provato a contattare la showgirl, ma senza risultati. L'ho contattata, le ho mandato una lettera in cui le ho scritto che comunque lui era stato con me e avevo le prove, se voleva dei chiarimenti ero disponibile, ma lei ha fatto orecchie da mercante. Non ho parole per questa falsità, ancora, Simona ha aggiunto che, lei dice che stanno insieme da 2 anni, ma a Monte Carlo per festeggiare il Capodanno siamo stati nel 2023. Un anno e non 2. Lui ci ha provato fino a luglio e io ad agosto l'ho bloccato dappertutto. Comunque abbiamo un figlio, e dobbiamo avere un minimo di rapporto per il bambino, ma io avrei evitato anche questo. Paola Caruso replicherà a questa versione della storia?